Ciao a tutti e bentornati sul mio canale In Cucina con Rosaria. Oggi con una ricetta, credetemi, veramente veloce. In estate non tutti amiamo accendere il forno oppure star lì ore e ore a cucinare, quindi perché non andare a fare un piatto estivo e velocissimo con una piadina? La piadina comunque sarà già pronta, faremo più in là le piadine con la video ricetta per intero, ma questa volta facciamo un cestino con la piadina, credetemi, carico e ricco di tante verdurine e tanta bontà. Rimanete con me, facciamo questa ricetta insieme, andiamo a vedere tutti gli ingredienti e cliccate sulla campanella, iscrivetevi al mio canale e seguitemi anche sugli altri social. Andiamo a vedere gli ingredienti e seguiamo questa video ricetta insieme. A questo punto direi di partire dall'ingrediente principale. Qui vedete già delle piadine pronte. In questa ciotola c'è un'insalatina mista che va dalle carotine al cavolo nero, quello che avete in casa e che più vi piace. Qui abbiamo dei cetrioli, cipolline, olive verdi, olive nere, pomodorini gialli e rossi, ciliegine, mais, cubetti di parmigiano, rucola, uova di quaglie già soda e poi sale, aceto balsamico e olio. Il tutto quanto basta. Iniziamo con le uova di quaglia e logicamente le andiamo a sgusciare. Dopo aver sgusciato le uova le mettiamo da parte, prendiamo la nostra ciotola e andiamo a mettere all'interno tutte le nostre verdurine, i cetrioli, il mais, le olive nere, verdi, i cubetti di parmigiano, le ciliegine, la rucola, le nostre cipolline, le potete mettere intere oppure tagliarle, i pomodorini, io questi preferisco metterli interi perché sono talmente piccoli e graziosi che decorano anche la nostra piadina. I pomodorini gialli potete decidere di metterli un po' interi e un po' tagliati. In questo caso direi di tagliarli tutti perché vedo che sono abbastanza grandi. Mentre le uova di quaglia le tengo da parte, preferisco metterle dopo alla fine per evitare che si rompano. E passiamo al condimento. Olio di oliva, aceto balsamico, e un po' di sale. Mescoliamo il tutto. Ecco fatto, metto da parte e intanto mi dedico alla cottura del nostro cestino. Per fare il cestino della piadina, praticamente prendiamo la piadina, una forchetta e andiamo a bucherellare il fondo. Questo per evitare che si gonfi in cottura. All'interno, come vedete, ho messo uno stampo per lo zucchotto. Voi potete mettere uno da budino oppure se avete il cestino della friggitrice, insomma tutta la friggitrice leggermente più piccola, potete metterla direttamente nel cestello. Faccio partire la mia friggitrice a 180 gradi e lo faccio andare per 5 minuti circa. Come vedete, il nostro cestino è pronto.
tiro fuori con una pinza, altrimenti rischio di scottarmi le mani. L'adagio in un piatto e finalmente posso riempirlo. È arrivato il momento di mettere le mie uova di quaglia, le vado a tagliare per il verticale e le metto sopra. Ancora un filino di aceto balsamico. E il nostro cestino fatto con la piadina è pronto. Spero vi sia tornato utile questo video. Piatto estivo, veloce e ricco. Vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao a tutti!